Teutoniche novità nel campo delle perforatrici. Ad Amburgo viene collaudato con felicissimi risultati un congegno che ha la goffa forma di un tubo, ma che riesce a penetrare nel più robusto cemento rafforzato con breccia e pezzetti di acciaio come in un pane di burro. Ed ecco il cilindro di cemento che è stato tagliato dopo una vorace azione durata esattamente 2 minuti e 37 secondi. Il segreto dell'eccezionale perforatrice è tutto nei diamantini che ne costellano la formidabile bocca. Indispensabile un completo di amianto che fa pensare all'abbigliamento dei futuri pionieri delle esplorazioni interplanetarie, per maneggiare un altro attrezzo anch'esso escogitato da un tecnico germanico e che viene ad accrescere la simpatica e acuta famiglia dei Trapani e Trivelle. Eccolo alle prese con il solito muro di cemento impastato con acciaio. La regina dei tarli, così è stata soprannominata la nuovissima perforatrice a ossigeno, con perentoria aggressività si fa strada tra un'allegra cascata di scintille. Il figlio dell'inventore sta facendo la corte a papà per poterla usare come girandola la notte di Natale.